Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego quali sono i sintomi dell'obesità infantile. L'obesità infantile è caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo nei bambini ed è una condizione grave che può avere impatti significativi sulla salute. I sintomi e le conseguenze dell'obesità infantile possono includere aumento del peso corporeo. Un segno evidente dell'obesità infantile è un aumento del peso corporeo al di sopra della norma per l'età e l'altezza del bambino. Aumento della circonferenza della vita. L'accumulo di grasso addominale può essere evidente attraverso un aumento della circonferenza della vita. Problemi respiratori. I bambini obesi possono sperimentare difficoltà respiratorie, come l'apnea ostruttiva del sonno, che si manifesta con pause nella respirazione durante il sonno. Problemi cardiaci. L'obesità infantile può aumentare il rischio di sviluppare problemi cardiaci, tra cui l'ipertensione arteriosa, l'aterosclerosi e l'insufficienza cardiaca. Diabete di tipo 2. L'obesità è un fattore di rischio significativo per lo sviluppo del diabete di tipo 2 nei bambini, caratterizzato da livelli elevati di zucchero nel sangue. Problemi articolari. L'eccesso di peso può mettere pressione sulle articolazioni, causando dolore e aumentando il rischio di osteoartrite. Problemi psicologici. L'obesità infantile può influenzare negativamente la salute mentale, portando a depressione, ansia, bassa autostima e problemi di immagine corporea. Problemi gastrointestinali. L'obesità può contribuire a condizioni come il reflusso gastroesofageo e la steatosi epatica non alcolica. Problemi sociali ed emotivi. I bambini obesi possono essere soggetti a bullismo e discriminazione, che possono influenzare la loro salute mentale e il benessere psicosociale. Scarsa performance scolastica. L'obesità può influire negativamente sulle prestazioni scolastiche e sulla capacità di concentrazione e apprendimento. Ridotta attività fisica. I bambini obesi possono essere meno attivi fisicamente, preferendo comportamenti sedentari, come il tempo trascorso davanti alla televisione o al computer. Dormire male. L'apnea ostruttiva del sonno e altri problemi legati all'obesità possono disturbare il sonno dei bambini obesi, contribuendo a un circolo vizioso di sonnolenza diurna e ridotta attività fisica. Disturbi alimentari. In alcuni casi, l'obesità può essere associata a comportamenti alimentari disfunzionali, come il consumo eccessivo di cibi ad alto contenuto calorico. È fondamentale riconoscere i segni dell'obesità infantile e affrontarli precocemente per prevenire complicanze a lungo termine. Un sostegno medico e un piano di gestione dell'obesità possono aiutare a migliorare la salute dei bambini obesi, compreso il cambiamento delle abitudini alimentari e l'incremento dell'attività fisica. Coinvolgere un pediatra o uno specialista in pediatria dell'obesità può essere un passo importante nella gestione e nella prevenzione dell'obesità infantile. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.